Quando ho iniziato la parola hip hop era una parola sconosciuta e più, al massimo si conosceva la parola rap perché c'era Jovanotti che qualche anno prima si definiva rapper e si iniziava per conoscenze, perché c'avevi l'amico che faceva le tag, faceva i primi pezzi, o c'era il gruppo del paese vicino che amici di amici che rappavano. E poi ci si scambiava addirittura le cassette, ero proprio piccolo, era preistoria e era più difficile insomma l'accesso alle informazioni, quindi a quel tempo andavano molto le fanzine di writing, dove all'interno venivano trattati comunque tutti i temi riguardanti l'hip hop, come la musica, comunque come il rap e la break dance. E poi comunque c'erano parecchie occasioni di scambio, c'erano molte convention dove si radunava gente da tutta Italia, erano promosse principalmente per il writing, ma poi la sera c'erano concerti e situazioni dove comunque c'era occasione di confrontare gli stili, quindi erano momenti di crescita e diciamo che erano gli albori un po' della situazione attuale. Poi quando sono cresciuto mi sono trasferito a Bologna e mi sono confrontato con una scena che in quel periodo era un po' la Mecca dell'hip hop italiano, perché c'erano parecchie situazioni come il Link, il Livello, il vecchio TPO che organizzavano parecchie serate, manifestazioni, comunque era un movimento fertile, quindi è stato un bel momento di crescita. Molotov è stato sicuramente un progetto impegnativo e ci è servito a me e a Royal Medic, che l'abbiamo tirato su un po' per fare il punto della situazione, insomma. Negli ultimi anni diciamo che eravamo stati un po' assorbiti dalle strade di Bologna, quindi è stato un momento per rimettersi in carreggiata e vedere chi era con noi, soprattutto dopo che insomma eravamo usciti dalla PMC per varie divergenze personali, diciamo, e quindi è stato un progetto impegnativo. Ci sono stati vicino Kikè, che è un ottimo produttore sardo e un ottimo fonico col quale lavoriamo, e DJ Crime, che ha mixato sapientemente il tutto, e abbiamo cercato di tirare dentro ragazzi che stanno crescendo con noi, come Omar Mefisto, che è il fratello di Royal Medi, e Dome D'Amato, che sicuramente risentirete. Poi abbiamo tirato in mezzo qualche nostro vecchio compagno che non poteva non esserci, come Nunzio, Gianni Cheigi e vari. E poi ovviamente abbiamo messo qualche pezzo che nell'ultimo anno era girato nostro, con collaborazioni con i Dogo, con i Cosang, con Aban, remix inediti. C'è un inedito di Antonio De Cosang, sono stato onorato da un remix di Terron Fabio di Sud Sound System, che ha voluto mettere apposta una strofa su Ragazzi Fuori Parte 2 con i Ghetto Eden. C'è un video su YouTube, beccatevelo. E niente, sì, l'abbiamo presentato, la prima cosa che è uscita di Molotov è stato questo, diciamo, remix di un pezzo del mio disco Sogni d'Oro con Guè Pequeno e Royal Medi, il video di Angelo e Santi che l'ha anticipato. E niente, per chi non l'avesse ancora fatto, Molotov è in free download, www.rischio.biz, vai! Progetti futuri, diciamo che la cosa che mi sta impegnando in questi giorni è un progetto d'abbigliamento, State of Mind, che sto facendo in collaborazione a Milano con i Dogo, a Roma con i Colli, a Napoli con i Cosang. È un progetto che vuole celebrare appunto
l'orgoglio, il pensiero cittadino, quello stato appunto mentale che ogni città porta con sé, le strade di ogni città portano con sé, che comunque influenzano la vita di chi le vive. E tutto era iniziato un po' per gioco. Avevo fatto questo pezzo Bolo State of Mind, che era una cover del pezzo di Jay-Z e Alicia Keys, per celebrare Bologna, che diciamo è stata una città importante per me, ma non solo, non credo solo per me. Certo, non paragonabile a New York, perché non è paragonabile a New York, ma nel suo piccolo in Italia è stata una città importante per molte esperienze. E l'ho voluta celebrare con una maglietta che è andata a ruba, e ho pensato che era un progetto che potesse partire. Le collaborazioni sono nate naturali, perché erano, diciamo, i gruppi più rappresentativi di ogni città, che sono amici che conosco da anni. Loro sono stati dentro a partire con questo progetto. Adesso vediamo come va. Musicalmente sto preparando un disco nuovo, qualche collaborazione in giro. Per adesso musicalmente sto vedendo con Sciablo e Rufio qualcosa me lo farà anche Kikè, che è il ragazzo con cui sto lavorando adesso, e poi vediamo, sto sentendo un po' di produttori in giro, vediamo cosa riusciamo a portare dentro. I pezzi ce l'ho più o meno tutti, quindi è più un lavoro di ricerca adesso musicale, e chiudere, quagliare il progetto. Sì, pare un periodo fertile adesso per l'hip hop. Non so se è un nuovo anno zero, però sicuramente è una musica, un gergo, una cultura che si sta diffondendo, diciamo, a macchia d'olio tra le giovani generazioni. C'è molta confusione, però ci sono anche parecchi ragazzi in gamba che sanno quello che stanno facendo. Quindi sono ottime le collaborazioni tra underground e mainstream, perché è quello che probabilmente è un po' mancato a fine anni 90, perché c'era stato un po', diciamo, un arroccamento di chi aveva delle posizioni verso la propria, senza apertura ai giovani, mentre questa cosa qui è molto formativa, sono le cose che portano avanti la situazione. Certo che c'è molta confusione, i ragazzini si avvicinano al rap pensando che esista solo il rap italiano, e invece per farlo bene e farlo meglio bisogna conoscere prima il rap americano. Quindi ascoltate e fatevi una cultura musicale se volete farlo bene. L'ispirazione sicuramente parte da quello che vive e quello che ha vissuto, da quello che è intorno. E ovviamente, se stai a osservare il mondo, trovi mille particolari che ti possono dare degli spunti. Mille, milioni. Ma che dico milioni? Miliardi? Comunque. Sì, a me piace raccontare parecchio per immagini, quindi il rap abbastanza filmico, diciamo, filmico si può dire, non so. Comunque, in effetti rende parecchio, visto che rende parecchio con la realizzazione di video, che fanno entrare meglio nel pezzo. E quindi sto lavorando per altri video, tenetevi pronti. L'abbigliamento sicuramente è un ambito che mi interessa molto e ci sto provando. Se proprio non avessi avuto mai cognizione di che cosa fosse la musica, sicuramente mi sarebbe piaciuto aprire un ristorantino su qualche isola sperduta, ma credo come al 90% degli italiani, quindi non si sa mai, vedremo, speriamo. Anche a voi ve lo auguro. In realtà non mi piace tanto rispondere alle domande. Poi in realtà
Già faccio il rap e mi pare uno sforzo di. Mi pare di fare parecchio sforzo a cacciare parole perché sono una persona molto riservata. E boh, non so, se volete sapere una domanda a cui non rispondo sicuramente è che magari vi stavate chiedendo da prima perché io e Royal non stiamo più nella PMC, beh, sicuramente non vi rispondo comunque. Beh, un saluto a tutti gli utenti della Casa del Rap, agli amministratori, a chi c'è dietro il sito. E mi raccomando, chiacchierate del rap, non chiacchierate a cazzo. Ciao ragazzi.